Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Piccanaso, il vostro segugio personale, sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Quest'oggi sarò la vostra streghetta di quartiere, perché in occasione di Halloween parliamo di un po' di film che potrebbero essere adatti proprio da guardare nella notte delle streghe. Halloween infatti si avvicina, festa in maschera, discoteche, bambini che suonano alla porta per chiedere dolcetto o scherzetto, ah no. No, aspetta, no. Quest'anno ci tocca passare Halloween a casa. Possibilmente soli o al massimo accompagnati dai nostri conviventi. E magari da una caterva dei film horror da guardare e una cofana dei dolcetti da ingurgitare. Però mica male come idea, eh? E c'è proprio una bella atmosferina halloweeniana. Soli in camera nel buio a trangugiare film horror e dolciumi. Ma quali film guardare? E voi dice Violetta, no? A vostra zia stregaccia di quartiere preferita. Aiutata dal mio fidato segugio Ficcanaso. Sì, lo so, le streghe c'hanno il gatto, io c'ho il cane, vabbè. Che con il suo fiuto fino ha scovato per voi i titoli più intriganti su tutte le principali piattaforme streaming online. E allora siete pronti? E allora cominciamo. The Ring, un classicone by Gore Verbinski, consigliato soprattutto alle nuove generazioni che magari ancora non lo conoscono. Una misteriosa videocassetta, se non sapete che è la videocassetta cercate videoregistratore su Google, causa la morte di chiunque ne guardi il contenuto dopo 7 giorni esatti. Che paura. Ma se fanno remake fanno il Blu-ray della morte? La Babysitter, film originale Netflix che all'horror mischia humor nero e tanto trash, quasi sempre voluto, ma è proprio quel quasi a rendere il film ancora più divertente. La storia è quella di un ragazzino che finisce vittima di una babysitter satanista. Netflix ha prodotto anche un sequel visto il successo del prequel, ma per noi è un anche no. Il Buco, altro film originale Netflix. Non si tratta di un horror puro, ma le atmosfere inquietanti e dark potranno sicuramente soddisfare chi, pur rimanendo collateralmente nella tradizione, per la notte di Halloween cerca qualcosa di più impegnato. Il film è ambientato in un carcere verticale dove tutte le celle sono collegate a un buco attraverso il quale passa una piattaforma piena di cibo. Cosa mai potrebbe andare storto? A Quiet Place, uno dei migliori horror degli ultimi anni, basato su un filone che sta prendendo sempre più piede. I film basati sulla privazione sensoriale. Nel film, il mondo è stato invaso da creature fameliche che reagiscono al rumore, ma sono completamente cieche. Netflix ha pure rilanciato God the Silence, in cui il mondo è stato invaso da creature fameliche che reagiscono al rumore, ma sono completamente cieche. È uguale. Sì, ma con meno budget. Sempre originale Netflix è invece Bird Box, in cui il mondo è stato invaso da creature fameliche che però stavolta ci vedono e anzi uccidono se guardate direttamente. Oh, quindi se può parlare, se può guardare, se può andare al bagno? Amazon Prime Video, quella casa nel bosco. Imperdibile e sorprendente film di Joss Whedon, sì, lo stesso dei Buffy l'ammazza vampiri, che è un horror che prende in giro tutti gli stereotipi classici del genere e insieme condanna la mancanza di originalità dell'industria cinematografica moderna. La trama, apparentemente classicissima. Un gruppo di ragazzi con gli ormoni a mille decide di passare un weekend in una baita sperduta in mezzo a un bosco. Cos'altro mai potrebbe andare storto? The Purge, a Burga. Questo fa paura, eh? Senti già il titolo. La saga in realtà pian piano è degenerata, tra sequel non all'altezza dell'originale e una serie TV sottotono, ma il concetto del primo The Purge rimane interessante. In un futuro prossimo gli Stati Uniti hanno ridotto la criminalità ai minimi storici, varando una legge per cui, una volta l'anno, chiunque può fare qualsiasi cosa gli venga in mente. Ma veramente qualsiasi, eh? E senza subire alcuna conseguenza. Cioè qualsiasi, eh? Anche cioè tipo dire che Pomeriggio 5 è un bel programma e che Barbara D'Urso è un'eroina nazionale. Ma in America Pomeriggio 5 non ce l'hanno e quindi per una notte gli americani si dividono tra chi cerca in tutti i modi di nascondersi dalla follia collettiva e chi se ne va allegramente in giro ad ammazzare chiunque gli capiti a tiro. Suspiria, il remake dello storico film di Dario Argento, girato da Luca Guadagnino e disponibile su Amazon Prime Video. Una rilettura in chiave moderna di un classico, ma se volete c'è sa pure il classico. Le streghe, questo è nuovo fresco appena uscito. Se volete godervi l'inedito remake di Chi ha paura delle streghe, su Prime Video e molte altre piattaforme è disponibile per il noleggio in esclusiva. Ne avrete sicuramente visto la pubblicità in giro. Le streghe è un film di Robert Zemeckis con protagonisti Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci. Questo me lo voglio proprio vedere. E passiamo a Disney Plus. Beh, difficile trovare dei film davvero horror, però ci sono un po' di cose per chi ha voglia di passare una serata all'insegna di Halloween con tutta la famiglia. Ecco alcune proposte che pur non aderendo perfettamente al genere, rimangono a tema. The Nightmare Before Christmas. È sempre una buona idea guardare The Nightmare Before Christmas. Quei geniacci di Disney sono riusciti a tirare fuori dal cilindro un film perfetto sia per la notte di Halloween che per Natale. In questo film d'animazione in stop motion, Jack Skeletron, sovrano del paese di Halloween, viene affascinato dai colori e della felicità del Natale. E al ritmo di musica combina a macello. Hocus Pocus!
un classicissimo. Gli spiriti di tre streghe malvagie vengono evocati accidentalmente durante la notte di Halloween. Le megere intendono continuare a vivere e per questo devono sacrificare un'anima innocente. No, cioè, detta così non sembra, però è una commedia. Frankenweenie, il giovane dottor Frankenstein. Sì, perché lo sapevate che Frankenstein è il nome del dottore, non del mostro, no? Insomma, Frankenstein, ancora bambino, perde il suo amato cagnolino Sparky a causa di un incidente d'auto. Sfruttando le sue doti scientifiche, riesce a rianimare l'animale, ma le conseguenze del suo gesto saranno imprevedibili. Bene, cari amici, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Erano tutti i nostri consigli flash per spararvi un bel po' di film durante la notte di Halloween. Io vi ringrazio per aver guardato, per essere stati con me. Iscrivetevi ai social e al canale di Scream Week se ancora non l'avete fatto, e per altri contenuti di cinema e serie TV venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Monforco a scopo e volo via. Ciao!